tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia con coprispalle abbinato che io ho deciso di chiamare completo macaron. Per quanto riguarda il filato ho usato due filati che sono il Bella Cotton e il Fresh Mojito della Mistico. Ho deciso di lavorare questi due filati perché come spessore sono uguali, questo è più morbido, questo è un po' più grezzo come filato, ma io li ho adorati lavorarli insieme e vi dico già che vi voglio mostrare un po' alcune combinazioni di altri colori che potete abbinare. Io ho abbinato del Bella Cotton il colore, e ve lo dico subito un attimo, 509, con il colore invece numero 3 del Fresh Mojito. Ho abbinato questi colori facendo in modo da richiamare il colore che qui si nota meno, ossia il marrone. Quindi voglio farvi subito vedere quale altro tipo di combinazione potete fare che io trovo veramente molto belli. Un attimo che ve li tiro fuori perché ce ne sono diversi. Potete abbinare questo che ha le sfumature del rosa, del bianco, del viola, dell'azzurro e del verde con il verde. Io lo trovo fantastico anche questo. Oppure se volete andare su qualcosa di un po' più contrastante, vi consiglio di utilizzare questo della Bella Cotton che ha le striature del bianco, beige e marrone, e usare il marrone. Guardate che bello stacco, mi piace tantissimo. Un'altra ancora combinazione che voglio farvi, altre due in realtà combinazioni che voglio farvi vedere, sono queste qui. Ne potete fare veramente tante, come potete vedere. Qui abbiamo invece il blu scuro, quasi un violetto, e l'azzurro e un po' di rosa, mentre qui abbiamo il celeste, e anche qui diciamo che siamo quasi tono sul tono. Un altro stacco che mi piace tantissimo è questo, perché qui abbiamo i colori dell'arcobaleno a cui ho aggiunto questo viola per renderlo proprio il distacco, ma anche comunque un bello armonioso. Quindi potete sbizzarrirvi veramente con i vari tipi di combinazione. Vi dico anche che per poter creare questa maglia e questo coprispalle che sono taglia S, io ho utilizzato due gomitoli del Bella Cotton, due gomitoli del Fresh Mojito. Per una taglia M dovete andare a prendere tre gomitoli del Bella Cotton, tre gomitoli del Fresh Mojito. Taglia L, fermatevi a tre gomitoli del Bella Cotton, perché comunque io del secondo non l'ho finito, quindi per una taglia M non finirà il terzo, quindi una taglia L invece finirà il terzo, mentre del Fresh Mojito vi consiglio 4 gomitoli. Un'altra cosa che vi devo dire però: se volete fare il coprispalle a manica lunga, in quel caso dovete andare, anche se siete taglia S, a prendere almeno uno o due gomitoli in più rispetto a me. Io ho deciso di non farlo a maniche lunghe perché questa creazione, diciamo che la prima creazione estiva o primaverile, perché voglio poter indossare la maglia soprattutto in estate, e il coprispalle mi serve per poterla usare anche in primavera o in estate quando ci sono quelle giornate un po' più fredde la sera, quindi con l'umidità, oppure quelle giornate in cui ha piovuto. Quindi voglio poter sfruttare tantissimo questa creazione in estate, ma anche in primavera o comunque inizio autunno. Mi avvicino per farvi vedere la lavorazione. È semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Per la maglia si lavora dal basso e si va a salire, e io, ecco, ve la faccio vedere, mi tolgo un attimo il coprispalle così lo vedete bene. Eccomi qua. Quindi, come potete vedere, io il Fresh Mojito l'ho usato solo per la fascia sul seno, mentre poi ho lavorato tutto il resto della maglia con il Bella Cotton. Mentre per poter andare appunto a realizzare il mio coprispalle, che sono due rettangoli che vanno cuciti insieme e si ripete sempre lo stesso punto, sono andata a utilizzare solo ed esclusivamente il Fresh Mojito. Questo per avere appunto quello stacco di cui vi parlavo. Ah, e mi sono dimenticata, ho lavorato con un uncinetto del 5.5. Bene, penso di avervi spiegato tutto, il video poi si spiegherà bene come fare questo twin set, se vogliamo chiamarlo così. E noi, come sempre, se decidete di realizzarlo, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare due filati che alternerò nella lavorazione, che sono il Bella Cotton e il Fresh Mojito. Inizierò con il Bella Cotton, lavorerò con l'uncinetto del 5,5 e vi dico già che io vi faccio vedere un piccolo campione. Partiremo dal basso e andremo a salire. Io lavorerò all'inizio con il Bella Cotton, il Fresh Mojito ho intenzione soltanto di utilizzarlo per la parte inerente al seno, quindi sul seno
non andare a lavorare con quest'altro filato, mentre il resto farlo con il Bella Cotton. Poi vediamo come continuare, se fare le maniche, magari alternando sempre i due filati o soltanto con questo. Comunque, man mano che procederò, perché comunque è un esperimento, vedremo come fare e io naturalmente vi dirò tutto passo dopo passo. Quindi, naturalmente, una volta che ho iniziato a lavorare con questo, vi dirò quanti giri ho fatto per andarlo a fare e poi quanti giri ho fatto invece con il fresh mojito. Quindi, come vi ho detto, lavorerò con il 5.5 di uncinetto. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 6. Io nella lavorazione vera e propria ho montato un totale di 114 catenelle, scusate, non mi ricordavo più, 114 catenelle. Mi raccomando, per una taglia M andate ad aumentare di almeno 3 motivi, non di più, perché comunque stiamo lavorando con un uncinetto bello grande, quindi la lavorazione viene già larga, comoda. Quindi diciamo, per una taglia M andate ad aumentare di 3, massimo 4 motivi. Per una taglia L invece andate ad aumentare di 5, massimo 6 motivi. Detto ciò, possiamo andare a fare i nostri due giri, iniziando dal primo giro. E andiamo a realizzare, scusate, mi tiro un po' di filo così poi non ci disturba. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a realizzare una maglia alta. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a realizzare una maglia alta. 2 catenelle, una, due, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare maglia alta. 2 catenelle, rientro maglia alta, salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto il ventaglio, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la maglia alta. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro, poi vi farò vedere come terminarlo. Entro nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. E ricominciamo da capo. Maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Un'ultima volta insieme, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta e realizzo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. E quindi vado a fare questo per tutto il giro. Vi farò vedere adesso come andare a terminare. Quindi sto per terminare il giro, ho fatto la maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, prendo il filo, rientro nella maglia alta iniziale e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, entro nella terza catenella della maglia alta che avevo fatto all'inizio del giro e vado a fare una maglia alta. In questa maniera evitiamo che la cucitura, che l'inizio e fine giro si sposti, e ricominciamo dal primo giro. Quindi entriamo, facciamo una maglia bassissima e andiamo a fare poi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vado dove ho la maglia alta, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia alta.
Vado sopra la maglia alta e di nuovo ad affare il mio ventaglio. Quindi è davvero semplicissimo, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Naturalmente nel primo giro io terminerò con un ventaglio qui sopra la maglia alta e andrò a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella e poi si ricomincia dal secondo giro. Ora io andrò a fare questi due giri, vi dirò quanti giri ho fatto, poi andare a cambiare naturalmente il filato, non cambia niente, cambiamo soltanto il filato, quindi non ve lo mostrerò, vi dirò solo dopo quanti giri ho cambiato e quanti giri sono andata a fare con questo. Nel video vi dirò naturalmente che io con questo arriverò sopra il seno e quindi poi metterò direttamente i marcatori. Allora, ho fatto in questa maniera. Alla fine ho ripetuto i miei due giri per 9 volte con il filato della Bella Cotton. Poi sono passata a lavorare con il filato Fresh Mojito. Ho lavorato i due giri per 4 volte più il primo giro in modo tale da avere tutto il seno coperto. Sono andata quindi a mettere il marcatore perché adesso posso iniziare a fare gli scalfi. Per poter fare la parte sopra gli scalfi, torno a lavorare il Bella Cotton e devo aprirmi un gomitolo nuovo perché per fare quello sotto ho lavorato tutto il gomitolo. Quindi adesso vado a lavorare la parte sopra, cioè la parte degli scalfi. Vi dico già che per poter mettere i marcatori, io mi sono andata a contare i miei gruppi di ventagli, quindi non le maglie alte, ma i gruppi di ventagli, e ne ho un totale di 19. Quindi ne ho messi 9 dietro e 10 avanti. Ricordatevi sempre che quello dispari, il numero, quindi se ne avete uno in più, va sempre messo sul davanti, perché sul davanti abbiamo il seno, quindi la maglia tende a tirare di più. Scusate, mi tolgo gli anelli perché so che danno fastidio con le luci che ci riflettono. Quindi a questo punto, quindi ho messo il marcatore dove ho l'ultimo da questa parte, l'ultimo dei miei ventagli e il primo dietro, quindi dove ho la maglia alta, sono andata a mettere il marcatore e ho fatto esattamente la stessa cosa. Ho anche spezzato il filo proprio perché io adesso tornerò a lavorare con il filato Bella Cotton. Ora, per poter andare a lavorare come facevamo prima, vi dico già che cambieremo un po' l'inizio e la fine, proprio perché abbiamo giri di andata e ritorno e quindi non più giri di tutto tondo. Quindi adesso io dovrei fare il mio ventaglio, però invece vado inve a fare soltanto 3 catenelle, una catenella di separazione, vado direttamente nell'archetto di 2 catenelle a fare la maglia alta e poi vado a lavorare normalmente. Quindi dove ho la maglia alta vado a fare il mio ventaglio, quindi rientro, entro e vado a fare maglia alta, 2 catenelle e rientro. Vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare la mia maglia alta. Quindi continuo così per tutto il giro fino ad arrivare alla parte opposta e poi vi faccio vedere come andare a fare il giro successivo. Mi raccomando, se avete invece terminato con il secondo giro e quindi voi dovete iniziare il primo giro si fa uguale, quindi a questo punto voi avreste dovuto fare maglie alte direttamente il ventaglio, quindi il primo giro non cambia. Quindi continuo in questa maniera, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi nostro primo giro del motivo. Quindi sono sempre due giri che vanno ripetuti, però abbiamo una base di cioè un inizio e un giro diverso per quanto riguarda il secondo giro, mentre il primo giro resta uguale. Allora, quindi sto per terminare il giro, ho fatto la maglia alta, tolgo il marcatore perché così non ci dà fastidio e vado a fare catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta. Mi giro con la lavorazione, vado a lavorare normalmente il mio primo giro, quindi 3 catenelle, vado dove ho la maglia alta e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Archetto di 2 catenelle, vado a fare la maglia alta. Quindi arriverò a fine giro, vi farò vedere come terminare il giro. Poi vi dirò alla fine quanti giri sono andata a fare per arrivare all'altezza degli scalfi e poi quanto sono andata a cucire la parte dietro con la parte avanti. Farò uno scollo largo, quindi non andrò a cucire tantissimo, magari soltanto ecco di
due motivi, non di più, però naturalmente cucirò una prima parte, anzi metterò prima i marcatori, proverò e vedrò un po' il da farsi. Comunque, continuo a lavorare il primo giro, perché questo comunque è il primo dei nostri due giri, e vi ricordo che alla fine abbiamo modificato solo il secondo giro, quindi continuo a lavorare, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi naturalmente il nostro secondo giro. Allora, quindi sto per terminare il giro, vado sopra la penultima maglia alta e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, salto la catenella, vado nella terza catenella puntando da sotto, che qui è la mia prima maglia alta, e vado a fare la maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo andiamo a fare nostre 3 catenelle, catenella di separazione, archetto e andiamo a fare la maglia alta. Quindi questi sono i giri che andremo sempre a ripetere. Una volta io arriverò agli scalfi, scusate, mi tiro i fili perché poi li devo fare il nodino e nasconderli. Vi dirò quanti giri sono andata a fare per arrivare all'altezza delle spalle. Dietro naturalmente inizieremo e termineremo dove avevamo messo il marcatore, quindi dove abbiamo la maglia alta inizieremo anche da dietro, dallo stesso punto, quindi anche da questo lato. E poi vedremo se fare le maniche oppure no. Penso di sì, forse maniche 3/4, deciderò comunque con andare avanti alla lavorazione. Allora, io ho ripetuto i due giri per 4 volte, quindi un totale, io in questo caso conto 1 e 2, quindi 1, 2 l'ho ripetuti 4 volte e poi ho fatto la stessa cosa dietro. Sono andata a cucire per circa 5 centimetri da questo lato e 5 centimetri da quest'altro lato, ossia ho cucito per due ventagli insieme, vedete, questo è uno, questo è il secondo, quindi stessa cosa da quest'altro lato. Due ventagli in corrispondenza. Volevo fare le maniche, ma ho cambiato idea e alla fine ho fatto invece questo da metterci sopra, diciamo una specie di coprispalle. Ho fatto due rettangoli con lo stesso motivo, quindi sempre i due giri, però in giri di andata e ritorno. Ho fatto il rettangolo avanti più largo di due motivi e quello dietro più stretto, quindi ho tolto due motivi. Adesso naturalmente io vi dirò quanto catenelle ho montato, vi faccio vedere il punto, però ve lo volevo far già vedere. Quindi invece delle maniche ho deciso appunto di andare a fare questa sorta di coprispalle, così da poter utilizzare la maglia sotto sia in estate che in primavera, e questo sia in estate che quando fa un po' più fresco la sera, quando c'è più umidità, che in primavera. Vi dico quindi un attimo adesso, tolgo qui, quindi la nostra maglia è terminata e adesso appunto vi spiegherò meglio come andare a fare il nostro coprispalle. Allora, per realizzare questo coprispalle io sono andata a fare due rettangoli, quello avanti più lungo, quello dietro più corto. Ho diminuito di due motivi quello dietro. Per quello avanti io ho messo 121 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare, che è la stessa della maglia, si ottiene su un multiplo di 6, quindi 6 più una catenella che serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Quindi per la parte avanti ho montato 121 maglie, mentre per la parte dietro, quindi quella più corta, ne ho aumentate 109 perché ho tolto due motivi, in modo tale che sul davanti venga sempre l'effetto più tondo e non quindi quando lo indossiamo quell'effetto troppo tirato stile barca. Per quanto riguarda invece l'altezza, io ho ripetuto i nostri due giri, perché sono sempre due giri, per una, due, tre, quattro e cinque volte, sia avanti che dietro. Naturalmente voi potete farlo anche più alto, quindi fare un coprispalle di quelli tipo con le maniche che poi vengono molto a campana, potete farlo anche più lungo. Io ve l'ho detto, devo indossarlo soprattutto in estate questa creazione, quindi non volevo fare una cosa troppo lunga, però voi potete fare naturalmente le due rettangoli molto più lunghi, quindi invece di fare da me che sono andata diciamo a metà braccio poco prima, molto più in alto del gomito, potete farlo arrivare al gomito, potete farlo arrivare ai polsi. In quel caso naturalmente vi dovete misurare la lunghezza che va appunto dal vostro polso, il dietro le spalle, al polso dell'altra manica. Io vi dico che i miei rettangoli sono lunghi 75 cm, mentre sono alti
13 centimetri e ripetiamo, io ho montato 121 catenelle per la parte avanti, 109 per la parte dietro e ho ripetuto i due motivi per 1, 2, 3, 4 e 5 volte. Adesso vi faccio vedere come andare a fare il nostro motivo. Vi farò vedere un piccolo campioncino. Ah, sì, scusatemi, non vi ho detto una cosa. Una volta che ho fatto questi due rettangoli, li sono andati a cucire sia sopra che sotto. Sopra sono andata a cucire per circa 22 centimetri. Ecco, sono 22 centimetri sia da questa parte che da per l'altra parte, mentre per la parte sotto che ho lasciato più larga, ho cucito invece per 17 centimetri. Quindi ho cucito di più per la parte sopra e meno per la parte sotto. Mi raccomando, sopra io ho fatto in modo che le spalle venissero un po' fuori, quindi voi se volete farlo un po' più stretto non dovete fare altro che andare a cucire un po' di più. Stessa cosa sotto, io ho lasciato in modo che non mi stringesse perché comunque mi arriva altezza seno, quindi non sono andata a stringere troppo, ma voi potete, se lo fate anche più alto, potete andare a stringere un po' di più. Diciamo, prima di andare a cucire mettetevi dei marcatori in modo da capire un po', indossando quando lo volete andare a cucire, oppure cucite un po', ma non fermate il filo, se non con un piccolo punto che poi riuscite facilmente a sfilare, in modo tale da poter indossare la creazione e capire quanto andare ancora a cucire. Quindi dicevamo, andiamo a fare un piccolo campione, così vi faccio vedere subito come andare a fare i nostri giri. Abbiamo detto che il multiplo è 6 più una catenella, quindi io ne ho fa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, che è un multiplo di 6, più una catenella. Ne faccio una giusta per sicurezza e naturalmente io continuerò a lavorare sempre con l'uncinetto del 5,5. Quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto 3 catenelle, una perché mi serve per fare le 3 catenelle proprio della maglia alta, due che sono le catenelle di base, entro nella terza e vado quindi a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 catenelle, ricomincio da capo, entro nella terza e vado di nuovo a fare una maglia alta. Salto 2 catenelle, scusate, mi tiro un po' di filo, entro nella terza e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo da fare la mia maglia alta. Salto 2 catenelle, di nuovo da fare maglia alta. Ops. 2 catenelle, rientro maglia alta. Terminiamo il giro saltando 2 catenelle, entrando nella terza. Infatti, a me me ne rimane una in più che avevo fatto per sicurezza. Però vado a sfilare tranquillamente in questa maniera. Ecco qui. E quindi abbiamo fatto il nostro primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, che equivale alla nostra prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Quello che faccio adesso lo farò per tutto il giro. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo maglia alta. 2 catenelle, rientro maglia alta. Vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare la mia maglia alta. E di nuovo prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e vado a realizzare una maglia alta. Ops. 2 catenelle, rientro maglia alta. Scusatemi. Prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Termino il giro andando a fare catenella di separazione,
Vado nella terza catenella che qui ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Ecco, questi sono i due giri che dobbiamo andare sempre a ripetere. Vi ripeto che io li ho ripetuti 5 volte. Mi giro con la lavorazione che vi faccio rivedere un attimo come andare a fare il primo giro e andiamo a fare sempre le nostre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Quindi sono due giri veramente semplici. Vi ricordo che quando andate a fare i due rettangoli, quello dietro deve essere un po' più corto rispetto a quello avanti. Se non volete farlo più corto i due motivi, fatelo soltanto di uno, ma non fatelo più corto di due motivi, cioè non ne fate tre o quattro perché altrimenti poi si allarga troppo sul davanti ed è brutto da vedere. Quindi massimo una o due motivi in meno il rettangolo dietro rispetto a quello avanti. Quindi terminato anche questo coprispalle, il nostro twin set, se vogliamo chiamarlo così, è terminato. Ah, un'ultima cosa, naturalmente nella maglia, se volete, potete andare a rifinire lateralmente con un piccolo giro di maglie basse. Io ho deciso invece di lasciarlo proprio così come lo vedete, e quindi per me è terminato.